Questa mattina i nostri soci hanno approvato il bilancio di Gaia al 31 dicembre 2022. Un bilancio che si chiude con un risultato positivo di circa 1 milione di euro, ma che soprattutto fotografa un dato molto importante: i 43 milioni di euro che la nostra società è riuscita a realizzare in termini di investimento nel corso del 2022. 43 milioni di euro che corrispondono a 104 euro di investimenti pro capite, il 60% in più rispetto al 2021. Investimenti nel settore dell'acquedotto, nel settore della depurazione e nella fognatura. Il bilancio 2022 fotografa un altro dato importante, quello delle risorse dedicate al fondo utenze disagiate. Anche quest'anno abbiamo dedicato 1 milione di euro al FUD, ovvero un fondo che Gaia utilizza per andare incontro alle famiglie in difficoltà. Gaia si è fatta trovare pronta anche nella sfida PNRR. Sono 4 i progetti finanziati che la nostra società ha vinto, per un totale di circa 34 milioni di euro. 25 milioni di euro il progetto WADIS di digitalizzazione delle reti, che ci consentirà di fare un intervento importante per la riduzione delle perdite nell'acquedotto.